Ci sono. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Partiamo subito. Non si muove? Opa. Non ho dato l'ok, via. Perfetto, ben arrivati. Piano piano. Ecco qui. Bene, lasciamo correre un attimino di scambio e poi partiamo. Ok, perfetto. Benissimo, perfetto. Allora partiamo. Cambiamo il monitor. Sac, eccolo qui. Allora, ben arrivati a tutti. Io sono Paolo. Abbiamo tanti nuovi, logicamente, perché la rubrica è nuova. L'Outlook Weekly, la rubrica che faccio tutti i lunedì alle 10:30, per chi invece magari non mi conosce ancora, dal lunedì al venerdì, lunedì, mercoledì e venerdì faccio alle 9:30. Per l'intraday abbiamo l'altra rubrica. Ok, perfetto, passiamo all'Outlook Weekly. Questo è un appuntamento prettamente per il trading a lungo termine. Chiaro, per noi che facciamo anche l'intraday, andiamo a vedere nell'idea di fare l'operatività a lungo termine. Per chi è abituato come me nell'intraday, hai una direzionalità, però non fai il trade che lo tieni 5 giorni. Di solitamente fai il trade, noi lo teniamo un paio d'ore o tutta la giornata, oppure anche solo 5 minuti, dipende da come si svolge il mercato. Ok, mi è stato chiesto di fare questa rubrica weekly, la faccio volentieri perché comunque ho sempre fatto le analisi anche sul mensile addirittura. Però andiamo a vedere. Allora, partiamo dagli indici questa volta. Partiamo dal DAX che l'altra settimana non ho dato nessuna analisi e ho detto è impossibile prendere parte al trade nel DAX perché avevamo queste candele weekly. Che addirittura un gap aperto e tutta questa discesa. Adesso qui abbiamo una possibilità di entrata, se notate, da questo minimo qui a questo massimo qui. Allora, qui vedete un Fibonacci un po', visto che siamo tanti nuovi oggi, vedete che c'è un Fibonacci un po' diverso, un Fibonacci a cui io sono entrato nelle proprietà. E ho cambiato i livelli, ho messo dei livelli 50%, livello medio e tutto il resto. Alla fine lo spiego velocemente perché ogni volta si aggiunge sempre qualcuno, è un gruppo nuovo, penna bianca si vede. Ok, qui abbiamo il punto 0 e qui abbiamo il punto 100, che poi alla fine potrebbe essere anche un punto 0 sopra e un punto 100 sotto. Quindi questi sono i livelli. Questo è il 50%. Questo qui nel Fibonacci normale abbiamo il 14, abbiamo il 74, il 32, se non mi ricordo bene, però io ho semplificato, ho messo 25 e 75. Alla fine però, se notate, potrei dire che questo è anche il punto 0 e questo è il 50%. Quindi alla fine anche da qui a qui ho un Fibonacci, come da qui a qui ho un Fibonacci. Quindi ho avuto solo, dopo tanti anni che usavo un Fibonacci, che però usavo solo il 50%, ho deciso di usarlo così, è la cosa migliore che si possa fare secondo me. Siccome io faccio degli appuntamenti di trading dove io parlo delle mie esperienze personali, di come uso le mie strategie e chi mi segue sa il perché. Faccio così, non faccio altro perché se dovete adesso andare a spiegare una strategia di qualche altro trader che magari non esiste più, qualche le onde di Elliott per farvi un esempio, o le teorie che ne so di Gann o cose del genere, sarebbe soltanto un ripasso di quello che potete leggere in internet oppure farvi vedere una trend line e tutto il resto, non solo il tipo. Mi piace andare nel pezzo e fare il mio trade adesso. Per fare l'entrata nel DAX, quindi anzi apriamo subito, quindi facciamola proprio assieme. Energia, metallo, RAV, dov'è? Cripto, indici. E l'indice non c'è sul... così. Ok, possiamo fare un'operazione sul DAX. Ok, l'unica cosa che si può fare... Non parte perché ho visto qualcosa ma non è partito perché
non è abilitato. Ah, non ho abilitato il DAX qui. Allora non lo posso fare su questo conto. Guarda, qui si dovrebbe fare praticamente un long su questo minimo qui. Io lo volevo fare con voi, ma non lo posso fare. Fatemi vedere perché se ve lo scrive. Consiglieri, no, non lo scrive nemmeno. Ah, non è abilitato. Fatemi vedere. Ah, non è abilitato. Forse perché qui gli indici non ce li ho. Fammi vedere. Forse riusciamo anche a scoprire perché su questo conto non li fa. RAV, facciamo così, apriamo mercato. Scusate un attimino, voi non vedete, ma sto lavorando nell'altro monitor per capire come fare il trade nel DAX. Questo qui non te lo fa fare. Germania, nuovo ordine, è disabilitato. Questo è disabilitato. E perché è disabilitato? Mostra tutto. Ok. Non ce l'ho energia, metallo e non c'ho cripto, RAV, indice, c'ho solo questo. Ah, no, non ce l'ho. Vabbè, non importa, su questo conto non lo posso fare, non importa. Allora, l'idea è adesso di andare a cercare di risalire la china di questa discesa. Che ha avuto il DAX, quindi praticamente il long da questa zona qui. Queste sono le cosiddette gratta e vinci, perché non si ha ancora un punto di preciso dove fare il trade. Quindi il gratta e vinci io lo chiamo così, per chi mi segue da tempo sa che cosa intendo dire. Gratta e vinci praticamente è una scommessa che io faccio con il mercato. Long da questa zona qui, vi do anche il livello numerico. L'occasione è stop loss, ve lo do anche come valore numerico, e lo stop loss è sul minimo di adesso, ok? Quindi 84,36, e l'idea di entrata long con un take profit per oggi intraday a questa zona qui. Poi per i livelli di chiusura, c'è questa zona qui da chiudere. Allora, questa c'è un gap da chiudere. Io una volta, quando tradavo molto gli indici, mi piacevano veramente tanto i gap. Poi a un certo punto ho lasciato gli indici per via del livello del margine che viene richiesto diversamente. Allora, questo lo tolgo, questo lo cancello, tanto non si apre, e questo non si sta. Ok, l'eroina sta anche per partire. Bene, questo è il secondo livello di take profit. Cominciamo a mettere i livelli take profit di un colore che si veda un po' meglio. Colore bianco, giallo, si vede bene. Ah sì, perfetto. Ok, quindi vabbè, questo lo possiamo anche lasciare bianco, abbiamo capito. Il secondo livello di take profit è questo. Quando si parla di una situazione long, posso vedere che anche qui c'è un piccolo gap aperto, quindi lo sistemo. Queste le zone, lo sistemo colore, cambio il colore, lo mettiamo color celeste o blu, così so che sono i livelli di gap, e questo è anche un livello di gap aperto. Io uso sempre lo spazio tra le spike, non i corpi delle candele. Ok? Qui, per esempio, che vedete la chiusura qui e dove il mercato ha aperto qui, si potrebbe dire che il gap è rimasto aperto fino a qui. No, io uso anche le spike come chiusura di gap, quindi il gap qui non c'è. No, stai fermo un attimino. Allora, se io entro qui e mi vado a prendere questa zona come take profit, ho un livello ambizioso. Però, perché voglio entrare, come ho detto prima, per il gratta e vinci, non solo. Se andiamo a vedere sul minimo di questa candela e sul massimo di questa candela, qui cambio il colore del fibo e lo metto di un colore diverso. Allora, vediamo se riusciamo a farlo un po'. Eccolo qui. Su questo massimo qui. Il grafico è molto grande, quindi si muove velocemente. Ok, cambio il colore e lo metto nero. Guardate dov'è il 50%. Poco più in alto di dove è adesso. Quindi io praticamente sto cercando di entrare long qui. Quando arrivo al 50% posso già incominciare a mettere lo stop a pari. Quello è il bello del trade, o comunque di questo piccolo trade. Io entro qui rischiando logicamente poco, solo il corpo in questa candela,
per poi a livello del 50%, se mi parte, allora ho la situazione sotto controllo e mi metto lo stop a pari. Quindi già quando arrivo sopra il 50% mi metto lo stop a pari. Ok? Spiegazione per il DAX weekly. Nel daily, visto che il lunedì abbiamo sempre, oggi siamo veramente tanti nell'Outlook Weekly, mi fa piacere, vedo che sono tantissimi nuovi. Allora, nell'Outlook Weekly, no Nicola, non, siete due Nicola, Nicola P, con la P di Palermo, non, nei webinar, negli appuntamenti che faccio alle 9:30 faccio vedere anche un po' del trading automatico, ma in questo appuntamento che parlo solo di Outlook Weekly è soltanto veramente pura analisi del grafico, quasi esente di indicatori, non ci sono neanche gli indicatori dentro. Se hai interesse per il trading automatico, perché hai visto qualche video nel mio blog, devi o partecipi ai webinar alle 9:30 oppure mi iscrivi su Skype, ok? Qui non faccio vedere niente di automatico. Ok, grazie. Blog, puoi ricordarmi alla fine che vi do anche il mio indirizzo del blog e tutto il resto, anche se non lo sto aggiornando da più di un mese perché sto facendo tante altre cose. Allora, lunedì, la candela del lunedì, guarda caso, è la stessa candela del weekly. Come la prima candela del mese, che se cade di lunedì è anche la stessa candela di tutto, veramente di tutto quanto una ripartenza di candele. Quindi questa candela che vedete qui, lo sviluppo, è ugualissima a questa candela qui. Quindi lunedì, proprio per questo, è una giornata difficile per fare l'intraday perché non abbiamo uno storico del giorno prima. Bene, nel daily, vediamo qui che abbiamo questi minimi, perché sono praticamente il minimo di stop loss che abbiamo individuato nel weekly. Abbiamo un andamento, questo indicatore qui che è un aumento di volatilità. Tanti di voi andranno a vedere l'ATR e lo andranno a raggruppare come un oscillatore, infatti è sotto oscillatori, mi pare. Fatemi vedere se non voglio dire una cavolata. Indicatori, oscillatori, e l'ATR è il primo. Ok, è un oscillatore? No, non è un oscillatore, però purtroppo il MetaTrader ha raggruppato anche l'indicatore di Larry Williams dentro come oscillatore. Anche l'indicatore di percentuale di Larry non è un oscillatore di ipercomprato, ipervenduto. Certo, è un oscillatore dal punto di vista che oscilla, però non è da vedere questo indicatore come ah, adesso è ipercomprato, lo voglio vendere. No, questo infatti sarebbe anche strano, visto che l'indicatore è salito e il prezzo è sceso. Sembra un po' strano, non è neanche una divergenza, Michele, non è una divergenza. Allora, in questa zona qui dove ha interrotto questa trend line che io ho disegnato nell'indicatore, che è partito a rialzo, è perché da qui in poi sotto la media a 100 periodi, quello che consiglio a tutti, una media a 100 periodi esponenziale in tutti i grafici daily, perché quando il prezzo è sopra è long, quando il prezzo è sotto è short. Quindi in questa zona qui dove è l'aumento di volatilità, quindi accelera il prezzo, accelerano le contrattazioni, ci sono più scambi, più flussi monetari, il prezzo ha un andamento più veloce, diciamo, si allargano anche le candele. Infatti, in questo momento qui è partito il prezzo, proprio qui sotto la media a 100 periodi, con queste candele qui, ha incominciato la sua discesa. Quindi la velocità è attribuita a questo indicatore. Ok? È un po' difficile da leggere perché lo sappiamo sempre col senno di poi, ma alla fine gli indicatori sono sempre un po' in ritardo. Torniamo a noi, le candele daily. Qui abbiamo una candela daily di venerdì che mi fa una parte rossa. E anche qui posso andare a interpretare praticamente soltanto sopra il corpo e non sul 50%. Guardate il caso, se io adesso metto un Fibonacci su questa candela qui, aumentiamo un po' il grafico così lo vediamo. Se più grande non si può. Se io metto, chiaro che adesso qui magari cambiamo il colore del Fibonacci che è bianco, no, è black, allora si vede il black, allora è giusto. Allora, ecco, se io metto il livello di Fibonacci qui, su questo massimo qui e sul minimo di questa candela, normalmente si usa il 50%, sul 50% io potrei incominciare ad andare long. No, sul 50% addirittura io potrei incominciare a cercare di shortare. Siccome il trend primario o precedente, in questo caso non primario,
trend primario è questo è il trend precedente, è questa candela qui. Da qui sul 50%, sul piercing della candela, cosiddetto, entrerei short. In questo caso no, in questo caso avevo annunciato prima del webinar precedente che si andavano a vedere bene gli indici oggi, visto che non li ho fatti la settimana scorsa, li faccio adesso. In questo caso qui, in questa zona qui, è automaticamente ancora un long. Questa zona che vedete qui, questa trend line, se non mi ricordo male, è il livello di Fibonacci, fatemelo vedere, magari mi sbaglio, oppure, ecco qui, è il livello di Fibonacci che avevo segnato da questo massimo qui a questo minimo qui, questo è il 50%. L'avevo segnato, ma poi ho cancellato il Fibonacci perché non mi interessava. Adesso cancello la trend line, lascio il Fibo. Questa è la prima zona di target, notate, da questo massimo qui a questo minimo qui, aggiorniamolo un attimino, è questo il minimo, ok? Su questa zona qui è anche la chiusura di un gap, che lo disegniamo da questo minimo qui alle spalle, quindi questo è il gap. Quindi l'importante sul trading è che ci sia sempre un accordo, c'è sempre che coincida un po' tutto, no? Perché sennò, se non coincidono le analisi, è inutile fare il trade. Deve essere tutto veramente tutto quanto un meccanismo, il matrix, la matricola di lettura deve essere la stessa. Quindi in questa zona qui, take profit, chiusura di gap, questo è il gap, take profit 50%. Quindi long da questa zona qui, dove lo metto lo stop loss quando io entro long qui? Tanto non è detto che me lo faccio oggi il trade perché magari la candela daily di oggi non va tanto a rialzo, però appena entro, purtroppo qui lo stop loss è molto ampio, è sul minimo della candela che mi dà il segnale. Quindi lo scrivo, lo scriviamo qui, dai. Stop loss su minimo minimo candela segnale, ok? Cioè, candela entry, stiamo così, né? Così ce lo ricordiamo, no? Cioè, sul minimo della candela che mi fa entrare, allora io ho lo stop loss. Scriviamolo magari in nero così si vede meglio. Parametri, dov'è il colore? Black. Ok? Quindi siamo d'accordo per il DAX? Procedo? Vado avanti? Perché poi andremo anche a vedere un po' l'euro-dollaro e tutto il resto. Per il DAX va bene così? Un attimo che prendo un appunto perché ho visto che non sono entrato. C'è un foglio dove posso scrivere. Non serve più. Non serve più. Cos'è tutta questa roba? Prendiamo un appunto solo perché poi mi dimentico. Ok, perfetto. Cinzia, poi ho visto che ti ho visto adesso nella lista, non so se c'era il webinar di prima, non ti ho vista. Ho visto che il conto ormai sta decollando il tuo conto, no? Poi ho visto anche un bel prelievo, quindi va benissimo. Continua così, piano piano, ritiri sempre, che così ti porti anche bello perché a un certo punto si realizza anche un po' ci si sente un po' più forti. Poi piano piano ritiri il capitale un po' alla volta e non hai più capitale dentro nel tuo conto e stai lavorando praticamente con i soldi del mercato. Ok? Quindi grazie. Grazie al mercato, grazie della tua fiducia che negli ultimi anni hai riposto in me, infatti poi chiaro che la fiducia me la dai perché il sistema funziona. Ok, grazie. Allora, l'ATR adesso cosa succede? Se si abbassa la volatilità e va in laterale, l'ATR si abbassa. Ok? Vi faccio l'esempio della lateralità precedente, così finisco anche il discorso dell'ATR. Se notate, in questa zona qui di lateralità, andiamo se riusciamo a beccarne ancora di più. Ok, basta così, no? In questa zona qui non vedo le domande, cavolo, non vedo proprio niente. Ah, c'eri anche prima, adesso ho visto le domande. Ok, c'eri anche prima, perfetto, non ti ho vista prima. Ho avuto dei problemi, sono stati dei problemi per il login prima.
La penna bianca, bene. Se notate da qui, anzi proprio da qui in poi, da qui, tutto questo pezzo qui, anche qui, eppure anche qui, qui c'è stata un po' di volatilità, e qui però c'è stata questa zona qui di candele corte, quindi lateralità, e l'indicatore è rimasto piatto. Qui dove si è allungato il trend, le candele sono più lunghe, hanno avuto una direzionalità, si è alzata la volatilità. Okay, quindi non è un indicatore di trend, è un indicatore di volatilità, ci dice quante contrattazioni ci sono in più. Non sono volumi, sono contrattazioni un po' diverse, però vi ripeto, è veramente uno strumento soltanto aggiuntivo per l'analisi. Quindi abbiamo questa analisi, dal sta cercando di mettere giù un po' la testa, andiamo a vedere il Nasdaq. Allora, io il Nasdaq, ormai l'analisi è stata fatta. Non ci serve più niente, cioè, ormai l'ho detto anche la settimana scorsa, non avevo più niente da dire sulle analisi, le abbiamo fatte, questo è stato il risultato, primo take profit, poi chi l'ha tenuto e via dicendo. Adesso abbiamo questa candelina qui, potrei dirvi che è la stessa situazione del DAX, però non lo faccio, lascio fermo tutto, non abbiamo nessun punto di riconoscimento per il trend. Attenzione, qui un piccolo trabocchetto, visto che Paolo dice sempre le cose, poi invece le cambia. Qui abbiamo una forma geometrica e qui per i nuovi incominciate a capire perché magari mi danno del pazzo a volte, no? Ok, questa è la forma geometrica e qualcuno si ricorda guardando questa formazione alle cosiddette i pattern armonici, si chiamano Gartley, ok? Le forme di Gartley, no? Ok, i pattern armonici di Gartley. Questo è un triangolo. Prima cosa, cambiamo colore. Come usare un triangolo dopo che è già stato, che è già venuto, perché questo è già venuto. Non mi piace questo colore qui, dobbiamo cercare un colore un po' più scuro. Mettiamo il dark, poi questo cioccolata. Ecco, perfetto. In questa situazione il triangolo sarebbe stato da questa zona qui fino alla parte bassa. Ok? Adesso andiamo a sfruttare il triangolo al contrario. Ok? Il triangolo al contrario è praticamente tu mi ritorni sopra questa zona qui, che è una zona di, in questo caso, è una zona di resistenza. Ok? Il prezzo arriva qui in alto e ritorni su, ritorni giù. Ritorni giù. In questo caso, torneresti sopra la zona di resistenza e allora vuol dire che non è più una resistenza. Se le resistenze non tengono, il trend è rialzista. Bene, fino a qui ci siamo. Allora, prima cosa, cancelliamo i segnali vecchi. Sa, non ci sono più. Fibonacci non ci sarà più perché l'analisi è vecchia, e poi anche del resto l'analisi del Fibonacci ne abbiamo due dentro. Allora, abbiamo uno grande, che è quello con 50%, e lo possiamo lasciare. Poi abbiamo questo qui bianco, che lo possiamo cambiare. Quello bianco è questo. Ok. Vediamo se riesco a beccarlo. Quello bianco è questo. No, questo è un canale che lo devo anche lasciare, fa parte delle zone del triangolo. Però come faccio a spostare questo? Quello bianco e questo. Ah, ok. Perfetto. Allora abbiamo su questo massimo qui e su questo minimo qui. Fino a prova contraria, la candela di oggi non va accettata come minimo perché logicamente è ancora in movimento, ma siccome l'analisi è per il futuro, è quello che succede, intanto lo posso sistemare. Se il prezzo oggi scende, mi va a rompere questo minimo, automaticamente non mi ha dato il segnale, quindi non lo faccio. Togliamo queste cose qui che sono troppo alte, non ci servono più. Chiusura di gap è una cosa vecchia, la cancelliamo. Queste cose vecchie la cancelliamo. E abbiamo soltanto l'ultimo, questo qui lo posso spostare. Allora abbiamo il zona di canale che mi prende questo minimo qui. E questo minimo qui lo sistemiamo. Il triangolo lo sistemiamo un po'. Allora, vediamo se riusciamo a prenderlo qui. C'è questo minimo qui. Dai. Lo sistemo così. Sul punto della trend line, vedete questa trend line qui che adesso è verde. E la dobbiamo cambiare in rosso perché verdi sono i supporti, rosso sono le resistenze. Tac, cambiata anche questa. Un attimo, chiuso anche questo. Ok,
L'aerodollo sta ripartendo, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, me lo cambio un attimino. No, non sta partendo l'aerodollo, sta partendo l'aeroyen. Non so dove sta ripartendo l'aerodollo, no? Ma di poco adesso. Di poco. Un attimo che mi metto l'aeroyen. Ok. Quindi questo è il triangolo, possiamo mettere dritto proprio perché così si dà più idea di triangolo. Ecco. Allora, questa trend line qui che mi rimane così, che fa parte del canale parallelo, questo indicatore che vedete qui, equidistante, ok? Lo mettiamo sull'unico punto che ho, qual è? Questo? No, perché quello è un movimento. Allora è questo. Non mi serve per il momento, vi dico già adesso che non mi serve, è veramente un punto che per il momento non mi serve, però è l'unico punto che ho, quindi lo devo sistemare. Lo mettiamo più dritto. Al momento non mi interessa perché è anche molto stretto. Quando poi avrò questo minimo qui, potrò andare ad aggiornarlo. Ok? L'idea è, io entro sopra il triangolo, vado long, sì e no. Abbiamo questo Fibonacci qui, che ho il livello del 50% in questa zona qui, quindi ci sta con la parte alta del triangolo, ci sta anche con la parte alta della trend line, quindi sistemo questo e cominciamo a scriverci dentro. Eccolo qui che l'ho cancellato, bravo Paolo. Quando scopro come funziona. Oggi sono un po' imbranato, ma penso che siano anche. Ragazzi, non riesco a segnare, me l'ha segnato da qualche parte. Perché non lo fai vedere? Boh. Mistero. Mistero. Va bene. Facciamo così. Stiamo prima. Mistero del MetaTrader. Facciamo un colore che ci piace. Ok, questa è la zona, praticamente zona di take profit, lo scrivo, zona un po' più bassa, zona take profit, questa è la zona di take profit. Quando arrivo in questa zona qui, allora devo uscire, perché sono nella parte alta del triangolo, sulla zona di resistenza, sono il 50% di Fibonacci. Come però posso adesso individuare l'entrata? Ok? Come posso entrare a livello di entrata? Qui siamo a un livello del 25%, quindi il 50% di Fibonacci dal minimo al 50%. E ancora non mi dice niente perché in questo caso è talmente ampio che non lo posso usare. Questo è comunque un livello di resistenza e lo sappiamo, anche se non lo segno con una linea rossa, potrei anche segnarlo così do un po' più l'impatto di entrata. Perché chiaro, se noi dobbiamo entrare, non possiamo entrare in una resistenza. Non avrebbe senso entrare con un livello di resistenza. Eccolo qui. Ok? Come faccio a entrare? Molto semplice. Cercate di usare le cose più semplici che esistono. Da questo massimo di questa candela al minimo di questa candela qui. Non entrate sul livello medio, ma entrate sul 50% qui. Quindi se entrate in questa zona qui, avete la possibilità di mettere lo stop loss. In questo caso non metterei lo stop loss sulla candela, sul minimo assoluto, ma sulla candela che mi fa entrare. Anche qui usate lo stop loss sul minimo della candela che vi fa entrare. Non lo scrivo in questo caso, ma se entrate qui con la candela di oggi, avete uno stop loss molto ampio. Quindi oggi la candela è partita, magari nel pomeriggio ci troviamo qui e
che non so, entrare a uno stop loss abbastanza ampio, quindi posso decidere in base a come entro dove mettere lo stop loss. Ma se la candela magari di domani mi parte qui e qui mi fa entrare, allora lo stop loss sulla candela di domani e lo stop loss è più conveniente. Entrare qui, non servono gli altri livelli di Fibonacci, questi qui neri non mi servono, quindi mi serve solo questo. Il primo take profit è questa zona qui. Quindi entrare con un guadagno di minimo 2 su 1, se non di più. Ok? Questo è per il Nasdaq Weekly. Ci siamo? Posso proseguire? Poi altre copie non lo vedo. Per chi è arrivato dopo abbiamo il DAX long, abbiamo il Nasdaq long e qui abbiamo vedi, queste sono le analisi precedenti, ormai non le faccio più, le cancello tutte perché ormai sono andato a buon segno e hanno terminato il loro lavoro e basta. Quindi questa non ci interessa più. Il grafico daily del Nasdaq lo lascio vuoto, non mi interessa perché ho un'analisi bella sul weekly, non la vado a compromettere con altre analisi. Qui abbiamo una candela pin bar ribassista che negli indici sì ha uno sviluppo di andamento, ma ricordate che anche lunedì ci sono i flussi monetari, quindi questa candela qui che vi dà la spinta ribassista, già aperto con un gap down. Io lascerei stare, non ho livelli di entrata a questo punto. L'unica cosa che vi posso dire è che si potrebbe segnare come livelli di canale queste zone qui. Io vedo che sono un po', ecco, vedete, questo è un livello di un canale praticamente. Vediamo se riesco a incanarlo ancora meglio. Siamo nella parte bassa. Se si dovesse entrare, questa è la zona alta, no? Ok. Quindi non faccio altro, lo lasciamo stare così. L'unica cosa guardo se ci sono, ma mi pare che non ci sono delle compressioni. No, non ci sono compressioni possibili. Ok? Quindi il Nasdaq l'abbiamo fatto. Non vado a vedere il resto, che sono molto simili. Questo era un segnale short unico di breakout. Basta, lo lascio così, però lo lasciamo stare. L'S&P 500 l'abbiamo fatto. L'indice dell'euro lo lasciamo stare, lo passiamo. L'S&P 500 daily lo lascio anche stare, cancello solo un po' di roba. Ricordate che più roba avete dentro nel MetaTrader, più pesante è il grafico. Questo lo sposto sul posto, serve qui. Andiamo a vedere l'euro-dollaro. Che nell'euro-dollaro abbiamo già giochicchiato prima nell'intraday, e adesso come lo possiamo vedere? Prima cosa, attenzione alle valute che dopo 5-6 anni a questa parte hanno un range operativo che sono mega galattiche. Guardate, 500-600 pips di range con un 440 e qui abbiamo un altro 400-330 contro le settimane prima che avevamo 80 pips di una candela weekly, quindi 150 era più o meno il range di una candela weekly di cui normalmente l'avevamo nell'euro dollaro prima. Adesso l'euro dollaro riesce a fare anche 200-300 pips al giorno, ma sarà l'effetto corona, non lo so, ok, detto virus, non lo so. Allora avrà intaccato anche i mercati, non mi interessa perché non sono un trader fondamentale, non guardo i dati macroeconomici, guardo soltanto nel momento che escono. Quindi se so che alle 2:30 ci sono dei dati o so che alle 10:30 la sterlina ha dei dati, allora non guardo il dato ma guardo il movimento del prezzo in tale orario. Allora questo Fibonacci qui lo possiamo cancellare, abbiamo l'ultimo, questa zona qui. Abbiamo nel weekly, abbiamo questa discesa qui, ok? Abbiamo questa candela che è la candela weekly, è la candela di oggi, praticamente quello che sta facendo il mercato oggi, questa candela qui è la candela del lunedì, quindi abbiamo una salita e una discesa. Questa candela talmente lunga così, adesso andare a risalire fino a qui, non lo so se lo fa. Non ho neanche un segnale nel weekly daily, nel weekly per l'euro dollaro. Se vado a vedere, come posso dare un segnale a un movimento che dopo questa lateralità qui è andato a fare dei massimi su zona di resistenza, è andato a fare dei minimi rompendo questo minimo qui che era la zona di supporto. Infatti questa zona qui di supporto diventa un'altra zona di resistenza, la passiamo qui e abbiamo questa zona qui. Questa trend line che non serve più a niente, la cancello, per il momento la spostiamo lì in alto, questa è una zona di resistenza. Dove posso entrare adesso io long? Soltanto in questa zona qui, chiaro che non posso entrare così perché arriva in questa zona, io entro. Questo no, ci vogliono poi nel momento che arriva in questa zona controllare gli andamenti intraday, controllare gli andamenti della price action, quindi nelle candele daily, magari il breakout di qualche massimo.
oppure qualche pullback dei minimi. Okay? Questa zona qui è l'unica cosa. Posso guardare se questa candela qui, notate che gli strumenti che uso nel weekly e nell'outlook weekly sono veramente solo semplice Fibonacci e trendline. Qui abbiamo il 50% e questo qui potrebbe essere un livello di entrata. Okay? Abbiamo questo Fibonacci qui che lo lascio, però l'entrata potrebbe essere questa. Potrebbe, lo dico così, perché ancora devo capire come il prezzo arriva su questa zona di resistenza e come lo rompe. Okay? Quindi cancelliamo anche questo e lasciamo questo. Per il livello di Fibonacci, come livello di euro-dollaro a 1,09, siamo a una distanza di 250 pips. Ok? Questa potrebbe essere la situazione dell'euro-dollaro per risalire questa discesa. Quindi soltanto se arrivo al 50% in questa zona qui, trovandomi sopra la zona di resistenza, in questo punto del 50% non sarebbe più una condizione di entrare nuovamente short. Vi spiego il perché la spiegazione va fatta assolutamente. Allora, io ho un trend rialzista. Questo è il trend primario. Se io da questa zona qui a questo minimo qui ho il 50%, se arrivo al 50% e il prezzo ritorna a salire, allora è questo il trend primario e questa è la continuazione del trend, questo era un ritracciamento. Visto che la discesa dal massimo è andata sotto il 50% e ha continuato, il trend primario è questo, ribassista, cancellando questo trend qui. Quindi abbiamo questa zona qui, adesso come trend primario abbiamo da questo massimo a questo minimo avremo il trend primario. Se il prezzo però da questo minimo qui mi ritorna sopra il 50% di quello tratteggiato sopra questa zona qui, allora abbiamo il trend, il ritracciamento che noi pensiamo sia un ritracciamento che parte fino a qui per poi tornare giù. Se continua a salire, abbiamo nuovamente un trend primario che è questo, cancellando questa zona. Allora, come faccio io a sfruttare questo movimento? Semplice, dalla zona del 50% di entrata dell'ultima candela, che è questa, entro qui il take profit di questa zona, perché da qui sopra non lo so come continua, è impossibile saperlo, però da qui a qui potrei giocarmelo. Allora, anche qui ho intercettato cosa? Un livello di take profit, visto che le entrate magari sono anche semplici da individuare, ma dove entro, dove esco, linea tratteggiata. 50% questo, scusate, questo più basso, questo. Quindi il weekly, il Fibonacci, quello a lungo termine, è questo tratteggiato. L'entrata lo faccio col Fibonacci di questa candela lunga e l'uscita la faccio col Fibonacci del Fibonacci tratteggiato a lungo termine. Quindi entro qui per fare 135 pips. Okay? Si deve estirpare, togliere le briciole dal mercato, non si deve andare a fare il trade il trade che mi porta, che non so, da guadagnare da questo minimo qui a questo massimo qui. È quasi impossibile, anzi, è impossibile. Va bene? Bene. Questo per i weekly ho una situazione long. Diciamo così, se io dovessi fare in base agli andamenti del grafico, andare a intercettare adesso una situazione contraria, andrei a cercarmi long. Se dovrei assecondare il trend, dovrei cercare più che altro un'entrata short, giusto? Allora dovrei cercare in questa zona qui uno short. Stessa analisi, però qui, ma qui ho il 50% di possibilità che vada long e 50 possibilità di andare short, quindi analisi tecnica 50-50. Ma se sono sopra la zona di resistenza, questa, ok, dove è stato rotto anche questa zona e è andato sotto, se sono qui sopra, vale di più cercare una parte rialzista. Quindi al 50% rialzista aggiungo anche che sono sopra la zona di resistenza. Ok? Tanti voi diranno: sì, ma è meglio secondare il trend ribassista, ma dopo un trend ribassista così forte, io starei un po' attento a cercare di nuovo short sui minimi assoluti. Cercarli da questa zona qui va bene, però sto tentando un long per andare in questa zona e magari da questa zona qui poi potrò capire se entrare short o no. Ok? Andiamo avanti, cancelliamo questo e andiamo a vedere che cosa succede oltremodo a questo. Questa trend line la cancello, altre cose non ne ho, sto guardando qualche canale, no, non c'è nient'altro. Quindi sull'euro dollaro weekly ho solo questa analisi e la lasciamo così. Bene.
Daily. Daily avevamo una situazione long con uno stop loss, per esempio. Qui adesso non mi ricordo se lo stop loss è stato preso o no, non mi ricordo. Comunque, cancelliamo tutta questa roba qua. Non sono fatto così, non mi piace. Faccio vedere anche le cose negative. Se c'è qualcosa che non è andato a buon fine, non è andato a buon fine, perché stiamo qui. Non abbiamo la sfera di cristallo, o tutti i trade sono perfetti. Qui però ho un Fibonacci che è assolutamente buono, perché su questa zona qui dei massimi. Sa perché? Coincide. Coincide con la zona del nostro take profit. Coincide con la zona del nostro take profit. Ci sono? È andata via la voce? No, ci sono. È andata via, è proprio sulla zona del 50%. Tutto che suona. Ci sono comunque, no? Ok, mi date l'ok? Perché? Ok, ci sono. Quindi in questa zona qui, dove è il 50%, 1,10 e 65, ok? Guardate nel daily, è il Fibonacci da questo massimo a questo minimo, che è lo stesso logicamente come dall'altra parte, include anche la media a 100 periodi, che ve lo dico, esponenziale, la uso in tutti i grafici daily. Guardate come ha toccato qui la media a 100 periodi di discesa, ok? Quindi arrivare nella parte bassa a questo livello qui, io direi che questo è il massimo che possiamo fare. Questa zona qui diventa una zona di resistenza, quindi al cambio davvero diventa rossa. E via. Un attimo più controllo. Ok, parte, allora ho letto, poi rispondo dopo. Mauro, ti rispondo dopo perché ti ho letto, ma ti rispondo dopo perché non ho letto bene la domanda, devo capire un attimino. Ok, qui abbiamo sul daily, abbiamo questa situazione qui che non vado neanche a fare nessuna analisi, perché l'unica cosa di fare una price action sarebbe su questo massimo qui, ma non la vedo neanche tanto bella. Qui abbiamo una bella candela rossa, una candela di venerdì che cercava di andare nei massimi, viene sbattuta al ribasso su questo 50% di Fibonacci. Perché io parlo sempre di Fibonacci, di tutto Fibonacci? Perché secondo me è lo strumento più valido per fare del lungo termine. Guardate. Su questa candela rossa qui, lo posso anche sistemare proprio sul minimo. Guardate, arriva sul 50% di questa candela e viene sbattuto di nuovo a ribasso. Quindi, soltanto per un attimino togliervi il dubbio perché uso il 50% di Fibonacci, perché quello non si fa altro che questo. Ok, passo direttamente all'euro sterlino. Euro sterlina, qui abbiamo un segnale short. Vedete che non c'è ancora lo stop loss, quindi non è ancora andato a target, cioè non ha ancora fatto l'entrata. Abbiamo questo massimo qui che ritorna sotto la zona di resistenza, ok? Questa è una zona di resistenza molto forte, va sopra con questa candela weekly, però alla fine la chiusura me la fai sotto, me la fai qui, mi fai la chiusura qui e con la candela di oggi cerchi di fare a partire rialzista. Cosa succede quando l'euro sterlina scende? Vuol dire che è un euro debole? O vuol dire che la sterlina dollaro è forte? Quindi vorrebbe dire una sterlina forte, una sterlina dollaro forte, vuol dire un euro dollaro forte, e quindi la correlazione tra euro dollaro e euro sterlina sono inverse, ok, o negativa. Quindi vorrebbe dire che l'euro sterlina scende, ok, a rispetto dell'euro dollaro che magari sale. Qui abbiamo una bella pin bar weekly in questa zona qui, quindi a questo punto il livello di short lo aggiorno qui. Se mi vai in questa zona qui, allora io faccio uno short solo qui, in questa zona qui. Anticipo, togliamo anche qui,
Anticipo, tanto questa zona qui la sposto, sposto il Fibonacci, lo aggiorno sul massimo, quindi avrei ancora di più, anticipando ancora di più, guardate, lo sposto ancora in questa zona qui, lo so, a questo punto subentra un'altra analisi. Io non posso entrare su un livello medio soltanto perché c'è questo livello qui, chi è che me l'ha detto? Non è un livello che lo vedono tutti, non è un livello statico, che tutti quanti lo vedono, però ho questo livello qui e adesso qui subentra la price action, quindi l'azione del prezzo su questo minimo di questa candela daily, che è la candela daily perché anche se guardo un grafico weekly è la candela di lunedì, quindi fare un outlook weekly, chiaro che viene fatto di lunedì. Mettiamo la linea bianca e la mettiamo dritta. Se riesco, poi le mani congelate perché ho spento i termosifoni venerdì in ufficio e nel weekend si è fatto un freddo qui dentro. Allora, dai, dritta. Abbiamo ancora un po' di tempo, sì. Allora, in questa zona qui di price action avrei la spike di questa candela qui così lunga di 80 pips, il range di 80 pips soltanto per una spike, e questa sarebbe la continuazione del trend ribassista, quindi il target dove sarebbe anche qui, non andate a cercare chissà cosa, 50%, quindi se entrate qui fate 278 pips, mi sembra buona come situazione. Okay? Quindi entrare short di euro sterlina in questa zona qui. Ok? Prendo degli appunti perché poi anch'io lavoro molto di diario, diciamo, mi faccio degli appunti e poi me li ricontrollo. Quindi in questa zona qui, magari con un ordine pendente e poi con un ordine pendente anche di take profit in questa zona. Ok? Ritornerei praticamente nella parte un po' più bassa, andrei a vedere poi come coincidono i livelli di canale, rientrerei sotto il canale, quindi a questo punto quando io ho preso il take profit qui posso cercare di sfruttare come secondo take profit in base ad altre entrate questo minimo qui. Okay? Lo segno un po' così spostato verso destra, questo sarebbe il secondo take profit, quindi il primo take profit è questo e qui si esce dall'operazione, secondo take profit in base all'andamento delle candele posso cercarmi. Qui logicamente vado a vedere le candele daily a cercarmi un'entrata ribassista in questa zona. Ok? Daily? Daily abbiamo la candela di venerdì che praticamente è arrivata sulla zona di, in questo caso non è più una resistenza ma è un supporto, guarda caso perché funzionano tutte, sono proprio messe lì a pennello, zona di supporto e incomincia. Praticamente dalla discesa ricomincia a risalire. Qui tolgo questo Fibonacci, non mi sembra neanche il caso di dirvelo, però guardate su questo massimo qui, a questa zona qui, guardate dove si sta fermando adesso, dove si sta fermando adesso. Allora qui vale la pena e metto anche lo stop loss. Ok, quindi anche entrate, se entrate adesso come ho fatto io, lo stop loss è sopra il 50%, sono 20 pips. Ok, quindi ho anticipato un po' il trade, però ci sta perché se io adesso voglio entrare sul 50% di questo picco ribassista, allora entro short. Notate che poi se io voglio proprio giocarmela tutta ad analisi, questo massimo qui, su questa zona qui, il 50% è questo. Quindi il target per la zona ribassista entrando qui, il target è questa zona qui perché qui potrebbe ripartire rialzo, però siccome non ha ancora toccato il 50%, io propongo una parte ribassista. Ok? Poi ho visto nell'intraday che ci sono le possibilità di entrare short per via di chiusura di distribuzione ciclica e tutto il resto. Ok? Quindi
anche nel daily dell'euro sterlina, molto bella l'entrata fatta adesso con un target del 50%. Qui abbiamo una zona di supporto o resistenza, andiamo a vedere che è questa, quindi se entrate come livelli, anche qui, vedete che non ci sono più, non faccio tanti livelli di take profit perché il primo è il secondo. Se in base a quello che guadagnate, in base anche all'orario di entrata, se entrate alle 17 di sera, chiaro che non potete aspettarvi questa cosa, però se entrate adesso e arrivate qui, sono già le 16 pomeriggio, si prende profitto perché non si aspetta di arrivare qui. Questo si fa magari il giorno dopo. Ok? Perfetto. Ok? Questo per l'euro sterlina. Abbiamo ancora un po' di tempo a stare assieme. Guardiamo l'ultima coppia. Guardiamo, abbiamo visto l'altra volta qualcosa con il franco svizzero, però lo salto. Guardo il dollaro australiano che io ho delle posizioni long, una posizione long che non mi piace. Sono entrato proprio nel momento più sbagliato che c'era, quindi non mi piace, però uguale, ci sta. Allora, qui abbiamo la situazione di entrare long, tutto il resto, però non mi piace. Vedete, ho trovato questo minimo livello. Queste candele qui weekly da questa zona qui, cioè, mi piace l'idea di continuare a tenermi long perché secondo me abbiamo toccato un minimo importante e sta per ripartire. Qui abbiamo un livello di price action, però intraday, quindi non lo posso neanche decidere. Potrei soltanto guardare che da questa zona qui, a questo minimo qui sono 770, il 50% più o meno 3,35, quindi questa zona qui 3,30. 5, più o meno qui, questa zona qui sarebbe il 50%. No, lo salto, anche sul wiki non abbiamo niente, nel daily le analisi rimangono invariate. Vedete che è la stessa analisi di lunedì scorso, ok? Il wiki, anche sul daily rimangono invariate, per l'audio se li rimane invariata, ok? Poi abbiamo, visto che è stata veloce quella del dollaro, vediamo se riusciamo a mettere qualcos'altro. In questo caso nell'euro sterlino vedete che ha fatto uno sbalzettino a rialzo, però è tornato giù, guardate, lo sterlino. Ha cercato di, adesso non la vediamo perché la mettiamo nei 5 minuti così lo vediamo. Vedete che ha fatto questo saltino anche con questa candela, però sta tornando giù. Ok, la rimettiamo al suo posto. Daily. Ok, ho guardato questo, ho guardato quello. Niente, il franco svizzero non lo guardo. Avete qualche coppia che vi sta a cuore? Come ultima coppia, il petrolio. Il petrolio, sì, lo possiamo vedere. Allora, guardiamoci il petrolio weekly, vediamo se ho anche il petrolio daily da qualche parte, lo vedete? Mi sa che c'è soltanto il petrolio weekly, va bene. Allora, cancelliamo tutto. Ormai analisi vecchie. L'1, 2, 3, qui è stato rotto il quarto punto, guardate come è sceso velocemente, zona di resistenza che diventa una zona di supporto, è da tempo che non analizzo, zona di supporto, zona di resistenza, ok, quindi questa zona qui, Fibonacci su questo minimo qui, e Fibonacci logicamente sull'ultimo massimo che è questa zona qui. Zona di resistenza, cercare adesso una ripartenza del petrolio, non mi sembra neanche il caso. Abbiamo un gap però da chiudere, allora facciamo così. Rispecchiare l'analisi intraday, l'analisi weekly per il trading intraday è la soluzione a tutti quanti i mali per sapere dov'è la direzionalità. Okay, io sono entrato short dell'euro sterlina e sono anche contento di averla fatta perché mi sa che andrà a fare un bel trade questo trade, mi dà una buona sensazione. Ok, quindi l'unica possibilità di entrare in questo caso a livello di price action però, e devo stare attento a come entro, è il petrolio in questa zona, ma vi ripeto, in questo caso starei veramente attento alle entrate perché questa potrebbe essere l'entrata, stop loss sul minimo e il take profit e la chiusura del gap, che è questo. Ah, ho spostato qualcosa. Certo.
Ok. Perfetto, quindi questa è la zona di chiusura del gap, quindi più o meno il 50%, questa è la zona di take profit. Questa è l'ultima analisi per oggi. Allora, vi scrivo qui i miei dati a chi me l'ha chiesto all'inizio, allora dov'è la chat? Eccola qui. Allora, questo è il mio blog. Ok, questo è il mio blog, questa è la mia mail. E questa è la mia mail. Ok? Chi ha interesse? Tutto il resto chiedete al broker, tutto il resto. Attenzione che l'euro sterlina, se ve la faccio vedere veloce veloce, però nell'intraday le analisi sono ormai finite. Chi vuole seguirmi nell'intraday lunedì, mercoledì e venerdì, nel mio blog trovi nel tasto webinars tutti gli appuntamenti oppure chiedeteli al broker. Ok? Attimino che andiamo a vedere nell'intraday l'euro sterlina, visto che è stata fatta l'entrata, almeno io l'ho fatta l'entrata, e la possiamo andare a vedere assieme, perché non so se ci sono dei dati, non mi pare di no, perché come ha detto prima Giangi che non c'erano dei dati, quindi non ci saranno dei dati. Allora, euro sterlina. Okay, l'entrata è stata fatta qui esattamente a 0,92,28, quindi praticamente sui massimi, e adesso sta già scendendo di 23 pips. Ok, target intraday e pivot, chiaro, è una cosa classica, no? Quindi abbiamo anche l'intraday, no, dati non ce ne sono, neanche per la sterlina aveva ragione, ci sono dei dati. Quindi questo movimento qui veloce è condizionato dall'entrata che abbiamo visto nell'Outlook Weekly. Per l'euro sterlina, ok? L'euro sterlina short vorrebbe dire un euro dollaro long, ok? Euro sterlina, perché? Perché l'euro sterlina si muove con la sterlina dollaro. La sterlina dollaro, se prende forza la sterlina contro il dollaro, automaticamente l'euro dollaro che va a braccetto si muove anch'esso a rialzo. Quindi euro dollaro long e euro sterlina short. Guardate l'entrata fatta dal 50%, come l'ho detto prima. Guardate qui, l'entrata su di anticipata della price action è questa, perché se andiamo a vedere la candela, vedete che qui non c'è nessuna spike, ha fatto soltanto la spike rialzista, no? Quindi entrando su questa spike così sarebbe cosiddetto il palloncino, ok? La spike di tutte le candele per poi rientrare, l'effetto palloncino. Quindi in questo adesso entrate sul 50%, io ho messo 20 pips di stop loss perché ero entrato a 22,28. Così la facciamo questa e poi vi lascio. 22,28, guardate, 22,27, 22,28, più o meno qui 22. Vabbè, 22,30. Quindi ho messo 50 pips di stop loss per tornare sopra il 50%, l'idea di andare a fare questa zona qui. 150-170 pips. Chiaro che se arrivo in questi livelli qui, se arrivo già sull'open price, posso mettere lo stop a pari o prendere profitto. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Questa è un'operazione intraday, quindi non l'ho segnalata adesso qui, però grazie della partecipazione. Ci si sente la settimana prossima per l'Outlook Weekly alle 10:30, alle 9:30, sempre di lunedì, per il trading intraday, analisi ciclica, analisi indicatore fascia e tutto il resto. E poi, se avete piacere, il mercoledì e il venerdì c'è diciamo l'ultimo webinar della settimana, la riunione, diciamo il factotum di tutto quello che è successo nella settimana e così via. Nell'euro dollaro, nell'euro sterlina, io avevo già segnalato che questa qui era la zona del massimo di Gauss, per chi c'era prima, quindi facciamo un piccolo aggiornamento. Il massimo di Gauss è quella zona lì, quindi si cerca anche qui la parte ribassista, mentre nell'euro dollaro stiamo cercando una parte rialzista. Ok, vedete, sta cercando di mettere giù la testa. Se si incomincia a tornare sopra il pivot, abbiamo sull'euro dollaro la parte rialzista. Ok, bene, da parte mia è tutto. Vi ringrazio della partecipazione. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.